lato nascosto della Luna. È questo l'ambizioso obiettivo di Chang'e 4, la missione cinese, in assoluto la prima nella storia, che allunerà sulla parte del nostro satellite invisibile dalla Terra, precisamente nel cratere di Von Karman, nel bacino del polo sud Aitken. Il lancio è avvenuto dalla base spaziale di Xinchang, nel Sichuan, a bordo di un razzo lunga marcia 3B, il 7 dicembre, quando in Italia erano le 19:23. L'Agenzia Spaziale Cinese ha confermato che la missione si è inserita correttamente nell'orbita di trasferimento lunare e a 18 ore dopo il lancio ha già eseguito la prima delle quattro manovre di correzione, che le consentiranno di entrare nell'orbita lunare l'11 dicembre. Chang'e 4 è composta da un lander, che si poserà sul suolo lunare per poi rilasciare un piccolo rover carico di esperimenti scientifici, che studieranno la superficie e la topografia del suolo lunare. A bordo del rover tanta tecnologia europea, con esperimenti realizzati da Germania, Svezia e Paesi Bassi. Tra questi c'è una mini biosfera, con all'interno semi di patata e arabidopis, una pianta da fiore e uova del baco da seta, la cui coltivazione verrà testata attraverso un esperimento biologico. L'allunaggio nel cratere Von Karman è previsto per il prossimo 3 gennaio. Data la loro posizione, il lander e il rover non riusciranno a comunicare direttamente con la Terra, ma si affideranno a Keqiao, un satellite per le comunicazioni lanciato lo scorso maggio e posizionato su un'orbita che gli consentirà di fare da ponte radio con la Terra. Chang'e 4 è erede della precedente missione Chang'e 3, parte del programma spaziale cinese di esplorazione robotica della Luna. Chang'e 3, lanciata nel 2013, è stata la prima ad aver effettuato un allunaggio dai tempi di Luna 24, l'ultima delle missioni sovietiche dedicate alla raccolta di campioni lunari.